Con il taglio del nastro avvenuto questa mattina alla presenza del sindaco di Gragnano Paolo Cimmino, del presidente del consiglio comunale Aniello D'Auria, del presidente del CDA Gori Michele Di Natale e del consigliere d'amministrazione di Gori Antonio Pentangelo, è stata inaugurata la nuova rete idrica realizzata in via Volta e in via Quarantola. Alla cerimonia ha preso parte anche una rappresentanza degli studenti della scuola primaria Ungaretti. Un intervento importante che contribuirà a rispondere in maniera efficace alle esigenze del territorio, a migliorare sensibilmente la pressione idrica, che rappresentava una criticità soprattutto nel periodo estivo. Sì, è un giorno veramente importante perché come istituzioni, comune, regione e Gori, abbiamo un obbligo nei confronti di cittadini e quelli di dargli un servizio idrico efficace ed efficiente. E di più è stata fatta anche la pavimentazione. Voglio dire grazie alla Gori con la quale si è stretto da poco un momento di grande collaborazione per rendere sempre più efficienti i nostri servizi. Sono venuto questa mattina a Gragnano con grande piacere per aver visto la realizzazione. Un intervento piccolo ma importante è stato portato a termine dalla Gori nell'ambito della sistemazione dei servizi idrici e tra l'altro con l'occasione anche di un tratto di strada importante per la città, perché è un ingresso alla città, perché segue da vicino gli ingressi a delle scuole e quindi il risultato è quanto mai da apprezzare. La collaborazione tra Gori e il comune di Gragnano ha consentito anche la posa del nuovo manto bituminoso e la messa in sicurezza delle arterie viarie interessate. Diversi e numerosi sono i progetti in programma per Gragnano grazie alla costante e proficua sinergia tra Gori e l'amministrazione comunale. Mi preme ringraziare la Gori e tutti i suoi collaboratori che sin da subito con il quale abbiamo instaurato un rapporto sinergico e di collaborazione, nella speranza oggi, ma ancora di più con la convinzione, nel breve di raggiungere dei risultati tanti attesi sul nostro territorio ormai martoriato, quale il completamento del tratto fognario. Prima dell'inaugurazione, Gori ha mostrato ai rappresentanti dell'amministrazione comunale lo stato della sorgente Forma in località Valle dei Mulini, evidenziando le ultime tecnologie messe in campo per la protezione dell'impianto. Sono rimasto però particolarmente contento anche del fatto che in questa cittadina mi sono state mostrate altre cose belle, anche se sofferenti, perché ho visitato questa Valle dei Mulini meravigliosa, ho avuto modo di guardare, di osservare il manufatto della sorgente che è situata a monte della Valle dei Mulini, dove, come dicevo stamattina parlando in un poco, quando si vede, si guarda da vicino, si tocca l'acqua che sgorga da una sorgente, si sente dentro, penso che è un sentimento che tutti avvertiamo, di toccare, di vedere e di stare in un luogo sacro. Si vede la sacralità dell'acqua, la bellezza dell'acqua pura, quell'acqua pura che ci invita ad avere atteggiamenti simili.